4 direttive europee in recepimento nella normativa italiana entro il luglio 2020, si propongono di dare sempre più intensità ai principi dell'economia circolare e quindi sproneranno il rispetto della gerarchia dei rifiuti anche con misure fiscali di incentivi e sanzioni e soprattutto stimoleranno in modo significativo una rete di preparazione per il riutilizzo, soprattutto per quanto riguarda le apparecchiature elettriche e elettroniche di cui purtroppo siamo abituati a disfarci non appena non funzionano. Per gli operatori del settore però uno degli argomenti più importanti è il radicale cambiamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti, in considerazione del fatto che il famigerato SISTRI a fine 2018 morirà senza quasi essere mai nato, ma avendo dispiegato degli effetti terribili per le aziende sotto il profilo dei costi e di una preparazione che poi non si è rivelata necessaria, ma con la realizzazione di un sistema di registrazione dei rifiuti prodotti, trasportati o comunque gestiti e della tracciabilità del rifiuto durante il trasporto attraverso strumenti digitali. È previsto quindi un registro elettronico e un formulario elettronico di identificazione dei rifiuti.